Ciao bella gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi faccio una bella routine di pulizia del viso e una bella maschera per i capelli. Guardate i capelli effetto rasta. E ho portato la mia cagnolina stamattina a fare la passeggiata, stamattina, da poco, ho fatto la passeggiata e quindi ho preso una pianta che vi faccio vedere come faccio una pulizia del viso usando tutti i prodotti naturali fai da me. Ho preparato questa maschera per i capelli. Allora, sono andata a raccogliere il cactus, la pianta da una pianta che ho dietro casa in un campo. Allora, per chi non sa, le proprietà fondamentali del cactus riduce l'effetto della sbornia, aiuta a controllare il colesterolo, molto depurativo, abbassa il livello di zucchero nel sangue, aiuta a perdere peso, pensate un po', protegge le cellule cerebrali. Si tratta di un lassativo molto efficace e naturale, ma soprattutto è fonte di vitamine, minerali e proteine, bella gente. Comunque io come avete visto l'ho raccolto dal campo, l'ho tagliato a metà e l'ho svuotato come si fa con l'aloe vera. Come vedete l'interno è abbastanza biccicoso. Allora ho frullato il tutto senza assolutamente niente per separare la parte per il viso e la parte per i capelli. La parte per i capelli ci ho messo qualche goccia di olio extravergine e un po' di saranno 2-3 cucchiai grandi di amido di mais, amido di riso realmente, potete utilizzare anche l'amido di mais per darle un pochettino di densità, così diventa cremoso. Allora lo prendo e lo vado a applicare sui capelli. Per chi non sa, l'olio di cactus, che è carissimo, se lo trovate che costa 1 euro, non lo comprate. Ha anche proprietà rigenerative, ristrutturanti, rassodanti, aiuta a rallentare il processo di invecchiamento e contrasta la formazione delle rughe, protegge la dilatazione degli agenti atmosferici e restituisce l'elasticità alla pelle. Io adesso faccio la mia tecnica per aprire i pori della pelle, io non ho la vaporella. E quando prendo una ciotola ci metto dentro dell'acqua, io del rosmarino o della menta seccata, e ci ho messo qualche goccia di olio essenziale di lavanda, perché io adoro la lavanda. E poi la vado a mettere nel microonde per ben 5 minuti. In frattempo vado a lavarmi il viso con il mio gel della Roche-Posay. Uso uno scrub che ho a casa perché sennò non lo userò mai e aggiungo del bicarbonato. Come sapete, io uso solo esclusivamente il bicarbonato come scrub per il viso. Questo scrub che ho io ce l'avevo da un sacco di tempo, quindi ovviamente devo farlo fuori. Massaggio bene 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 bene. Vado a togliere lo scrub. E poi prendo il mio intruglio di acqua e erbe essenziali, che erbe in generale, ci metto dentro un asciugamano piccolo che si scaldi, mi raccomando, controllate che non brucia, e ho cominciato a tamponarlo sul viso. Tamponarlo, così apre i pori per cominciare la pulizia del viso. E allora prendo la mia spatola e comincio al trattamento di pulire i pori. Come vedete, io adoro questa spatola, è stata uno degli acquisti più belli che ho fatto, che proprio mi piace, funziona veramente bene, funziona davvero. Peccato che io ultimamente ho praticamente tutti i brufoli dell'universo, cioè gli ormoni a palla. Allora, prendo la parte di cactus che avevo triturato per il viso e ci aggiungo dell'argilla. Questa argilla l'avevo presa dalla Scala di Tutti in Sicilia, dell'ultima volta che sono stata. Mescolo il tutto, cerco di schiacciarla perché comunque si scioglie. Se non avete l'argilla potete utilizzare anche il Resul, che è in polvere, o aggiungere qualche goccia di maschera all'argilla che avete a casa.
e mescolare il tutto. La vado a applicare, io la applico praticamente, ho fatto tre strati perché si asciuga subito. Fate il primo strato, la salsa si asciuga, mettete il secondo e poi dopo il terzo, si asciuga quasi subito, dopodiché andiamo a toglierla e andiamo a preparare la nostra maschera a base di vitamina C, e che meglio di un bel arancio. Prendo l'arancio, lo esprimo dentro un contenitore, che io i contenitori faccio fatica a buttarli, questo qua è di una crema. Ci metto il Tea Tree, come sapete sono stra piena di brufoli, e l'acido salicilico, che va benissimo contro i brufoli. Metto 3 gocce, mescolo bene il tutto e adesso vado a prendere le mie pastiglie che sono preparate di bambù. Sono maschere che avevo comprato in questa catena Miniso, è una catena giapponese che comunque c'è anche qua a Valencia, in Italia sicuramente ci sarà, o lo potete cercare online, vedete come si gonfia. Queste maschere sono fantastiche perché potete utilizzare il siero che avete, il tonico che avete, l'assenza che avete, potete fare un truglio voi con degli oli essenziali, degli oli in generale, deve essere un po' leggero, e lo applicate sul viso. Io ne ho comprate 3 pacchi, quindi mi possono durare per i prossimi 80 anni. Potete anche utilizzare la pietra di giada per stenderlo. Si è asciugata, l'abbiamo tolta, adesso andiamo a pulire il viso. E facciamo un po' di scrub sulle labbra. E vado a mettere dell'acido ialuronico, che io ce l'ho puro, e vado a mettere tantissima quantità, proprio voglio che la mia pelle lo assorba tutto. Come vi ho detto, abbastanza quantità. Allora, ho fatto bollire 2 uova, sono abbastanza caldi, non sono bollenti, sono caldi, e comincio a massaggiare il viso con le uova. Questa tecnica è una tecnica orientale, soprattutto si usa in Cina, di massaggiare il viso con le uova calde. Vi lascia una sensazione meravigliosa. Provate. È un massaggio lifting per il viso. E ho scoperto, si metto l'acido ialuronico sulla labbra e mettete qualcosa di caldo su, veramente si gonfiano tantissimo le labbra. E adesso andiamo con la tortura, una specie di silky peel manuale per il viso, però sapendo che la mia pelle è super idratata non mi crea nessun fastidio, infatti non mi sono venuti né brufoli dopo né niente. Vado a sistemare i miei sopracciglia con questa lametta. E adesso andiamo con i passaggi del trattamento mattutino che faccio io per il mio viso di normale. Primo, ho messo il tonico. Secondo, ho messo un siero a base di caffeina, che realmente è per il contorno occhi, ma io lo uso su tutto il viso perché è un siero molto 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 leggero. I passaggi è quello dal leggero al più pesante. Sapendo che questo siero è molto leggero, l'ho messo per prima. Adesso vado a mettere quel poco che rimane del mio siero di Bioderm, che io veramente adoro. Credo che l'ho pagato solo 42 euro, ma ne vale ogni goccia, veramente vi lascia una sensazione meravigliosa sul viso. Adesso
andiamo a mettere un gel leggerissimo a base di tea tree per, come sapete, i miei brufoli. La stessa marca delle maschere, Meniso, è veramente molto 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 buono. A parte il profumo del tea tree, mi piace tantissimo. Vado a mettere la mia crema contorno occhi di Clinique. E vado a mettere la mia maschera per over 30 e abbondo, metto abbastanza quantità. Io uso la mia spatola magica che mi aiuta che mia pelle assorbe tutto quello che gli ho messo su, e questa spatola veramente funziona. Veramente, in 3 minuti, 4 minuti, veramente aiuta che la vostra pelle assorbe tutto. Nello stesso momento, come sapete, fa delle vibrazioni e massaggia il viso, perché anche la parte iniziale si scalda, quindi è soprattutto mi piace tantissimo sul contorno occhi, perché è proprio, dà una bellissima sensazione. Eccomi qua, ho finito il mio trattamento. Come bella gente, come vedete il risultato sui capelli è veramente molto molto bello. Come vedete, guardate, veramente guardate, molto morbidi, anche se si pare la ciocca rimane morbida, non diventa tipo crespo. Molto bello, mi è piaciuto tanto. Una maschera che mi è piaciuta tantissimo, che credo che la ripeterò per i capelli, sia questa maschera qua che la, tutto quello che ho fatto della sperulina, spettacolare veramente. E questa maschera che ho fatto per il viso è molto carina, a base di cactus. Come sapete, gli oli o olio essenziale di cactus, che costa una fucilata, costa veramente tanto. E in tanti siti ci sono dei oli essenziali, ad esempio, di cactus che costano un euro, impossibile, quindi sarà un olietto che non è originale. Per quanto riguarda la maschera che ho fatto a base di cactus, mi è avanzato un po' qua, la chiuderò, la metterò in frigo e la userò i prossimi giorni. Comunque è un cibo, realmente durerà tra il 3 e il 4 giorni in frigo, perché è un fortissimo antiossidante e tonificante, elasticizzante, e antirughe, è meraviglioso. Io ve lo consiglio fortemente, anche senza fare tutti questi passaggi per la pulizia del viso, potete utilizzare solamente il bicarbonato e utilizzare questa maschera qua. E comunque, bella gente, spero che vi è piaciuto questo video. Questo video in teoria era stato dedicato per domenica, però mi è successo un casino, ho perso un sacco di tempo, il video l'ho registrato stamattina e lo sto pubblicando, sto finendo di registrare stasera, perché sono spariti dei video e quindi ho detto lascia stare, lo pubblicherò direttamente il mercoledì. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, un commento, seguitemi su Instagram e Facebook. Voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono, voglio ringraziare tutte le persone che mi danno dei consigli. Bella gente, alla prossima e buon mercoledì a tutti. Ciao!